Pensa di temere svantaggio al festival neanche il tempo di lasciargli il palcoscenico che ha seminato scompiglio. Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020 è stato il ben più chiacchierato, dati i pezzi violenti contro le donne scritti in precedenti occasioni. Politici e addirittura il direttore della RAI, Marcello Fola, lo hanno immediatamente bocciato. Averlo chiamato significa, a detta dei detrattori, compiere parecchi passi indietro nella tutela dei diritti femminili. Ma il direttore artistico Amadeus ha difeso strenuamente la propria scelta e, quando pochi giorni separano dal concorso musicale, il trapper romano ha espresso i suoi pensieri fra le pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Sfogo social appena pochi giorni fa, nel momento in cui la polemica era prossima a rientrare, ha lanciato uno sfogo via social. Attraverso alcune Instagram Stories, il ragazzo ha porto le sue tardive scuse se con i suoi testi abbia urtato la sensibilità di qualcuno. Nell'ultimo numero del settimanale sostiene di partire svantaggiato. Idea alla quale si contrappone quella di Francesco Pasquali, partito liberale, secondo cui avrebbe già vinto poiché sul suo conto ci si è soffermato più di ogni altro partecipante annunciato. Prima che venissero fuori i criticati passaggi di vecchi brani, diceva poco al grande pubblico. L'artista riscuote successo prevalentemente dai giovanissimi. Chi segue la gara canora ha altri gusti, senza poi contare lo scarso interesse verso il genere di cui si erge esponente il cantante mascherato. Junio Calli, ragazzo semplicissimo fra le pagine del settimanale di Aldo Vitale, il prossimo concorrente del Festival della Canzone Italiana si definisce un ragazzo semplicissimo, ha un sogno nel cassetto e se lo vuole prendere. Bersagliato dalle critiche, il fidanzato di Valentina Dallari deve pure fronteggiare il dolore fisico. In un incidente ha riportato la rottura di una vertebra e di due costole. Passerà 6 mesi di sofferenza, tuttavia oggi è felice in quanto sul palco porterà No Grazie, un brano spiccatamente rap, folle, antipopulista. Il suo ritratto, come senza maschera, lo rappresenta al 100%. Da quel che lascia intendere, il pezzo smuoverà diverse coscienze e lo metterà a nudo. Sul palco dell'Ariston calerà la maschera, in senso letterale e figurato.